Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il venerdì 14 gennaio. Vidi il Signore su un trono altissimo, lo adorava una schiera di angeli e cantavano insieme: Ecco colui che regna per sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Preghiamo. Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in preghiera, perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha veduto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro di Samuele. In quei giorni si radunarono tutti gli anziani di Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: Dacci un re che sia nostro giudice. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore disse a Samuele: Ascolta la voce del popolo, qualunque cosa ti chiedono, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di loro. Samuele riferì tutte le parole del Signore al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse: Questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi campi, mietere le sue messi e a prestargli armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per farle sue profumiere e cuoche e fornaie. Prenderà pure i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi, sulle vostre vigne, prenderà le decime e le darà ai suoi cortigiani e ai suoi ministri. Vi prenderà i servi e le serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini e le adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi diventerete suoi servi. Allora griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: No, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli. Il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio del Signore. Il Signore disse a Samuele: Ascoltali, lascia regnare un re su di loro. Parola di Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele. Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù entrò di nuovo a Cafarno dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?
E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, preso la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Parola del Signore. Dio onnipotente, che ci nutri con i tuoi sacramenti, donaci di servirti degnamente con una vita santa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel Signore, pace e bene.